Allora, dunque, noi chiamiamo i bambini che vengono accompagnati dai genitori, tranquillissimamente si siedono davanti all'infermiera, che tra l'altro sono eccezionali, cercano di fare sentire i bambini più a loro agio possibile, noi cerchiamo di fare lo stesso. È una punturina e tutto va. Prima giornata di test sierologici presso la Croce Rossa Italiana, test voluti dall'amministrazione comunale messi a disposizione di oltre 8.500 studenti. Si tratta di un test che attraverso il prelievo del sangue con un pungidito va a cercare gli anticorpi, in particolare di due tipologie, gli IgG, ovvero gli anticorpi cosiddetti storici, che rivelano se il soggetto è entrato in contatto con il virus, e gli IgM, che sono invece gli anticorpi che il nostro organismo sviluppa nei primi momenti della malattia, che quindi rivelano se c'è un virus in atto, ma a quel punto, per capire se si tratta del SARS-CoV-2, serve il tampone molecolare. Gli operatori che si alterneranno, considerate che saranno 4-5 operatori al giorno, e per fino alla durata di tutta questa iniziativa, che è prevista il termine per il 18 dicembre. Quindi diciamo che sono 15 giorni, togliendo i sabati e le domeniche, quindi saranno all'incirca una cinquantina di operatori che si alterneranno in questo periodo. A dare una mano agli operatori della Croce Rossa ci sono anche i Nasi Rossi. Il test è su base volontaria, i genitori lo possono prenotare attraverso una piattaforma online messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Semplicemente l'unico modo per tutelare la salute non solo di mio figlio, ma dei compagni di classe e di tutte le persone che girano attorno alla nostra vita quotidiana. Questo è l'unico motivo. Prevenire meglio che curare. Secondo lei lo dovrebbero fare tutti? Beh, le persone intelligenti sicuramente, poi il libero arbitrio è un altro par di maniche.